Belen, 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 Infatti mi sono meravigliata che erano solo in due ormai. Infatti, le due erano andate via. Ci sono le impronte, le vedi bene qua? Sì, vedo. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Borca di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d'Ampezzo. Abbiamo lasciato l'auto presso il cimitero, poi siamo scesi a piedi fino al ponte di Cancia, che è qui, e da questo punto inizia il nostro anello. Qui abbiamo trovato una bellissima tabella. Noi ci troviamo qui, al ponte di Cancia. Adesso faremo questo sentiero, che è il 476, passeremo per la cascata, che si chiama Cascata del Rude Assola. Continueremo fino a Malgaciauta, che sarà il nostro punto di arrivo. E poi chiuderemo l'anello attraverso il 475, passeremo per l'abitato di Villanova. Quindi iniziamo andando da quella parte e seguendo i cartelli Cascata, Villanova, Ciauta, c'è anche Rifugio a Venezia volendo. Però si potrebbe anche andare da quella parte lì seguendo la strada asfaltata, perché anche da quella parte c'è scritto che si va a Malgaciauta e alla cascata. Però non siamo sicuri che esista un collegamento, perché dovrebbe esserci un ponticello. Staremo a vedere. Il primo tratto è tutto su asfalto, però la strada è chiusa al traffico. Ecco, dopo circa un quarto d'ora di salita su strada asfaltata, siamo arrivati al bivio. Malgaciauta prosegue per di là, ma noi facciamo una deviazione e imbocchiamo questo sentiero seguendo le indicazioni cascata. E in pochi minuti dovremo arrivare alla cascata del Rude Assola. Ecco, siamo arrivati a un bivio, a sinistra di là la cascata, a destra si torna sul 476, quindi non occorrerà scendere di nuovo. Andiamo alla cascata, sentiamo il rumore, dovrebbe essere vicinissima. Effettivamente il collegamento c'è con questo ponticello, che è ridotto un po' ai minimi termini, ma è transitabile. Quindi si poteva salire anche a sinistra a partire dal ponte di Cancia e quindi poi tagliare per di qua, salire su e riprendere il 476.
Ecco, siamo tornati sulla strada asfaltata, qui stanno facendo dei lavori. Adesso saliremo ancora un po' per l'asfalto e poi arriveremo a un bivio. Eccoci arrivati al bivio. Lasciamo la strada asfaltata e ci inseriamo qui a destra dove c'è il numero 476 e anche un cartello con scritto Marga Ciauta e Rifugio Venezia. Siamo sbucati su questa mulattiera che è in comune fra il 475 e il 476. Adesso noi andiamo a sinistra, saliamo ancora un po', fra un po' arriviamo a Marga Ciauta e poi il ritorno lo faremo invece per il 475 che è di là. Ciao! Non c'è più niente. Bravi, ecco così, bravi. Bravi. Siamo arrivati a Marga Ciauta, qui il panorama è praticamente unico. Dovevamo togliere tutte le piastrelle sì, sì. Che c'erano
pochi metri sopra Malga Ciauta ci sono questi cartelli. Si può arrivare al Rifugio Venezia, dove siamo stati un paio di anni fa per un altro percorso. A questa Malga si può arrivare anche in macchina. È quasi tutta asfaltata la strada. Bisogna partire da Vodo di Cadore, quindi se qualcuno non vuole fare la passeggiata e arrivare qui lo stesso, sa che può arrivare tranquillamente in auto. Adesso iniziamo a scendere, facciamo l'anello e lo chiudiamo col 475, quindi torniamo sui nostri passi per una decina di minuti e poi scenderemo a Villanova e da lì torneremo al punto di partenza. Come evitare il filo elettrico? Ci inseguono. Ciao. No, adesso. Adesso. Allora, un signore mi ha avvisato che qualcuno è passato per il recinto, ha lasciato aperto il recinto perché si è spaventato che le asine volevano un po' di compagnia, ecco. Sì. E così loro hanno corso dietro, sono corso dietro alle persone e adesso dobbiamo cercarle. Adesso siamo alla ricerca delle due asine perché non conoscono il posto, è fuori del filo. Dai. No. Belen! Abbiamo visto le impronte di Belen. Mamma mia, queste sono... Oh, mamma. Se queste sono andate giù, loro le hanno corso dietro. Ci sono le impronte, le vedi bene qua? Sì, vedo. Belen! Belen, 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 Belen. Infatti mi sono meravigliata che erano solo in due ormai. Infatti, le due erano andate giù. Ecco, in questo punto noi siamo saliti questa mattina da di là. Adesso invece proseguiamo in discesa per il 475 direzione Villanova. Continuiamo sul 475 seguendo le indicazioni. Siamo arrivati a questo bivio. Volendo si può scendere giù a destra e riprendere il 476 più avanti, ma noi facciamo il giro più largo e quindi continuiamo per di qua, che è il 475. Siamo sbucati sulla strada asfaltata, adesso scendiamo, in pochi minuti siamo a Villanova. Il percorso tutto sommato è stato piuttosto semplice, perché sempre piuttosto largo, tranquillo, un po' ripido sia in salita che in discesa. I due punti di principale interesse sono ovviamente la cascata, che è bellissima, e Malga Ciauta. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E inoltre seguiteci anche su Komoot, dove trovate le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.